Buongiorno a tutti e a tutte. Benvenuti a questo nuovo appuntamento online dell'associazione che rappresento degli Anelli Mancanti, associazione nata nel 1997, ormai 23 anni fa, qui a Firenze, e conosciuta essenzialmente come una realtà che lavora quotidianamente sull'integrazione e l'inclusione sociale di persone in difficoltà, immigrati, ex detenuti, famiglie in condizioni di difficoltà e fragilità. Nella nostra attività di volontariato ci siamo sempre scontrati un po' col mondo della politica e questa distanza tra realtà e politica è stata molto più evidente in questi ultimi anni, quando abbiamo avuto un governo che ha dichiarato che chi fa volontariato è buonista, chi salva le vite in mare commette un reato, chi crede nella solidarietà e nei valori dell'altruismo e dell'aiuto, insomma, è come se fosse appunto un elemento che danneggia il buon andamento del paese. Proprio perché appunto ci sembra che la politica sia così distante dalla realtà, ci è sembrato opportuno accogliere l'invito di ANPI Firenze, l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, che appunto ha svolto in questi ultimi anni un'accurata indagine sulla realtà e sui mondi dell'estrema destra. E soprattutto noi eravamo curiosi di capire meglio la realtà e i mondi cosiddetti estremi formati da giovani nel contesto fiorentino. E per questo abbiamo invitato oggi pomeriggio con noi Giovanni Baldini, ricercatore e redattore di Patria Indipendente, storico periodico di ANPI Nazionale. Passerei quindi la parola a Giovanni. Chiederei cortesemente se si può presentare e se può anche dirci due parole sull'attività di ANPI Firenze. E poi continuiamo la nostra chiacchierata. Grazie. Sì. Ciao Salvina, salve a tutti. Noi come ANPI Firenze stiamo sul territorio ormai da sempre, insomma l'ANPI nasce nel 1944 e nasce come associazione dei partigiani. Chiaramente non è più solo l'associazione dei partigiani, perché ormai i partigiani che ancora in gamba riescono a stare, come dire, stare sulla breccia ce ne sono davvero pochi. A Firenze ne contiamo davvero sulla punta delle dita. E però dal 2016 da 2006 siamo diventati un'associazione intergenerazionale. Chiunque si può iscrivere all'ANPI, purché naturalmente condivida i valori di base, sono quelli poi scritti nella Costituzione, né più né meno. E a Firenze le attività sono tante, insomma, nella provincia di Firenze ci sono più di 40 sezioni, sparse un po' ovunque. Noi abbiamo fatto però come ANPI nazionale ormai da qualche anno un po' di ricerche sull'estrema destra. Questo è, come dire, connaturato nell'ANPI, c'è sempre stato un modo di guardare a quella realtà, a quel mondo, perché è minaccioso verso la democrazia. Ok, ti ringrazio. Quindi ANPI è una realtà ancora presente nel territorio e ci fa piacere saperlo. Ci fa piacere sapere che ci si può tesserare a qualunque età e quindi questa è un'informazione utile. E appunto, siccome anche noi come associazione di volontariato crediamo molto nei valori della nostra Costituzione, anzi, possiamo dire che il nostro operato quotidiano è guidato dai valori della Costituzione, perché è vero che noi siamo conosciuti come un'associazione che aiuta gli immigrati, ma appunto il voler aiutare, il voler lavorare con loro, insegnargli una lingua, aiutarli a orientarsi nei servizi cittadini è visto essenzialmente sotto il cappello della Costituzione, dove appunto tutti sono riconosciuti con le loro diversità e dalle loro provenienze culturali. E quindi ci fa ben piacere avere anche, come dire, riconosciamo, ecco, in ANPI un faro anche per la nostra attività. Ma andiamo appunto all'osso della nostra, chiacchierata. Allora, perché gli Anelli Mancanti si interessano ai gruppi di estrema destra? Un po' l'ho già detto nel cappello, perché pur facendo volontariato e quindi tenendo, diciamo, la politica, i partiti, la realtà, il mondo romano lontano dalla nostra attività quotidiana, purtroppo però negli ultimi anni
proprio chi si dedica a alcune categorie, che siano gli immigrati, le persone in difficoltà, le LGBT e così via, è stato oggetto di attacchi, appunto da questo mondo, il mondo della destra. E quindi noi vorremmo capire meglio come è nato, chi lo frequenta, diciamo, quali sono i valori, si fanno i valori, insomma, quali sono gli aspetti che loro usano, no? Nel loro linguaggio, nella loro comunicazione, e che consistenza hanno in città. Ecco, se ci vuoi fare una panoramica generale, darci alcuni elementi di aiuto e di spunto per eventuali domande o confronti successivi. Scusami Giovanni, prima di darti la parola invito chi ci segue eventualmente a porre le domande nella pagina di Facebook tra i commenti, così poi le leggeremo. Grazie. Bene, allora a livello nazionale i nomi molto conosciuti sono noti, sono Casa Pound, Forza Nuova, Lealtà Azione, Generazione Identitaria, ci sono via via nel piccolo sono nomi sempre meno conosciuti. La situazione fiorentina è un po' diversa, anche perché essenzialmente ogni grande realtà urbana fa un po' stare a sé per l'estrema destra. Tolto Roma, che è un grande epicentro per tutta l'estrema destra nazionale, in realtà ogni città ha una storia a sé. Per esempio, Firenze è priva di una rappresentanza stabile di Forza Nuova, mentre a livello nazionale è molto ben diffusa. Di fatto a Firenze al momento sono attive e vive due sole realtà dell'estrema destra, una è Casa Pound e l'altra è Casa G. Esiste una rappresentanza anche di Lealtà Azione, che sono un gruppo che nasce a Milano circa 10 anni fa, una specie di aggregazione. I fondatori facevano tutti parte degli Hammerskin, ovvero un gruppo di supremazisti bianchi di scuola americana, diciamo così, dei nazischi di scuola americana. Però ecco, negli ultimi tempi sono quasi mai visti, se non per piccolissime cose, e di fatto sono un gruppo di persone molto piccole. Si ritrovano in un locale vicino alle cure, ma ecco, ultimamente non hanno nessuna attività di rilievo. Mentre gli altri due gruppi, come dicevo, Casa Pound e Casa G, sono invece ben attivi nella nostra città. Naturalmente anche nella nostra città c'è una storia particolare. Casa Pound, per esempio, aveva 3 sedi, fra Firenze e dintorni, una a Scandicci, una a Novoli, e poi c'è la libreria Il Bargello, che è in zona Piazza Indipendenza. Improvvisamente l'anno scorso ha chiuso sia la sede di Scandicci che quella di Novoli, e lasciando comunque viva la libreria Il Bargello, che forse ricorderete in città ha avuto una storia movimentata, perché prima aveva aperto in zona Settignano, nei pressi di Settignano, con grandi proteste, e quindi poi si era spostata e adesso fa una vita relativamente tranquilla nella sede attuale. E dicevo, chiuse queste 2 sedi all'improvviso, tra l'altro subito dopo che Casa Pound aveva dichiarato di non voler più partecipare alle elezioni, dopo i cattivi risultati del 2018 alle nazionali e del 2019 alle europee, dove presero davvero poco, molto poco, loro si aspettavano di più, ma anche i vari osservatori credevano che potessero prendere un po' di più. Chiudono queste 2 sedi e ne aprono una nuova in centro a Firenze, via Purgatorio, però la cosa interessante è che non si chiama più Casa Pound, più Casa Pound Italia, si chiama Firenze Identitaria. Però le persone sono esattamente le medesime, le idee sono esattamente le medesime, insomma le attività sono esattamente le medesime, guardando, che so, le foto che loro pubblicano su Facebook delle loro sede, è facile riconoscere alcuni stilemi classici di Casa Pound. Però ecco, non sono più il loro nome. Questa è una cosa curiosa che ha sollecitato l'interesse di vari ricercatori. Poi magari entriamo nel dettaglio. Finisco con una presentazione generale di ciò che c'è in città. L'altro gruppo forte, l'altro gruppo che ha molta attività è Casa G, che nasce nel 2005 a Firenze come, diciamo così, come un circolo creativo, un circolo culturale interno all'Alleanza Nazionale, all'Alleanza Nazionale Fiorentina. Poi sappiamo, l'Alleanza Nazionale si fonde con il Partito della Libertà, il Popolo della Libertà, e poi ne riesce chiamandosi Fratelli d'Italia, un percorso insomma non così lineare, ma comunque riassumendo è così. Casa G nel frattempo rimane sempre dentro
fisicamente dentro, proprio la sede di Casa Gia è dentro la sede allora di Alleanza Nazionale, oggi di Fratelli d'Italia, e rimane facendo un'attività che però è molto più, come dire, sopra le righe dal punto di vista politico rispetto a quella del normale partito Fratelli d'Italia, che insomma conosciamo, insomma è un partito Fratelli d'Italia che i sondaggi danno sul 20%, è chiaro che è un partito del genere, dentro ha tantissime opinioni diverse, tantissime sfumature diverse di intendere la politica, di origini diverse, politiche. Chiaramente è inevitabile ci sia qualcuno che viene dalla storia dell'MSI, dell'Alleanza Nazionale, ma c'è anche persone che chiaramente vengono dalla destra liberale. È un partito così grande, inevitabilmente è molto vario. Invece Casa Gia ha un'identità molto forte e molto radicata nei vari stilemi dell'estrema destra italiana classici, dell'estrema destra europea, come magari vediamo. Ecco, questo è un po' il panorama. Una cosa da dire di Casa Gia è che è, al contrario di Casa Pound, ha dei successi locali qui a Firenze, elettorali notevoli. Come loro stessi dicono, noi egemonizziamo la rappresentanza istituzionale di Fratelli d'Italia. In effetti, 4 dei 5 consiglieri di quartiere di Fratelli d'Italia sono di Casa Gia, l'unico consigliere in comune di Fratelli d'Italia è di Casa Gia, e hanno anche il capogruppo in regione, Fratelli d'Italia, che di nuovo una persona che esce dall'esperienza di Casa Gia. Ok, quindi diciamo che appunto nella mia ignoranza, in cui si dice, qui si pensava che a Firenze insomma una destra non fosse così visibile, invece c'è ed è molto visibile, e anzi questa realtà di Casa Gia, come dire, va attenzionata, ecco, e capita, perché se riesce poi ad avere un risultato politico, diciamo, di questo rilievo, è bene comprendere bene che cos'è. Ma appunto, che cos'è Casa G? Sono studenti universitari? Sono ex disillusi dalla politica di destra? Chi è Casa G? Chi frequenta Casa G? Beh, Casa Gia, come tutti i gruppi dell'estrema destra, è formata essenzialmente da ragazzi abbastanza giovani, che poi naturalmente crescono negli anni. Insomma, i fondatori di Casa Gia, adesso insomma, si parla della fondazione del 2005, quindi adesso si è passati un bel po' di anni. E in effetti, so, Torselli, che è stato eletto in regione, non è più certo un giovanissimo, ecco. Mentre so, Draghi è già un po' più giovane, ma comunque anche lui insomma, non è più un giovanissimo. Però, ecco, di base sia in Casa Pound che in Casa G qui a Firenze, la presenza è essenzialmente maschile e giovane. Ora, che Casa Pound si richiami in maniera esplicita e orgogliosa al fascismo storico è cosa nota, è stato sui giornali per tanto tempo. Adesso magari non lo fanno più tanto spesso perché hanno preso un po' di denunce, non tutte gli sono andate bene, quindi sono un po' più accorti. Preferiscono chiamarsi con un termine più generico come sovranisti identitari, un po' per mescolare le carte, per, come dire, e anche come desiderio di appartenere a una famiglia molto più grande, visto che quella del neofascismo stretto è comunque perdente dal punto di vista elettorale. I numeri sono, insomma, sono quelli che abbiamo visto negli ultimi anni. Casa Gia, essendo invece una presenza nelle istituzioni fiorentine ormai da diversi anni, può sembrare, come dire, forse un eccesso chiamarla estrema destra, però non è così difficile. Ecco, io lavoro, noi di Patria lavoriamo essenzialmente sulla autorappresentazione che fanno questi gruppi sul loro materiale, i volantini, i social, soprattutto, naturalmente social network, sul web. Ecco, basta seguire le loro iniziative e capire cos'è che raccontano di sé, cosa loro sono. È abbastanza, come dire, non ci sono grossi filtri, si raccontano tranquillamente sui social network. Per dire, ecco, cosa pensano, quali sono le idee di base? Ci sono delle immagini, vorrei, se possibile, la numero 17, se possibile. Bene. Ecco, questa è un'immagine presa dal Facebook di Casa Gia. Questo è, diciamo, un po' una zona in cui loro hanno affisso alcune fotografie di coloro che loro reputano i loro maestri di vita. Un tempo avevano anche una sezione speciale sul loro sito per i maestri di vita. I cinque che vedete qui sono: il primo è Brasiac, poi c'è Pavolini, Evita Peron, De Grel e Toro Seduto. Sono nomi in Anche gli realtà abbastanza. indiani, ora questo Come? bisogna dirglielo, cioè hanno anche gli indiani, hanno Toro Seduto tra i loro, Addirittura, diciamo, strano, guarda. maestri. Casa Pound, per esempio, è Geronimo, tanto per dire.
Un altro nome che gira molto nell'estrema destra italiana è Cavallo Pazzo. Insomma, ecco, l'idea del nativitismo americano in realtà ha un suo senso, come adesso cercherò di raccontarvi. Faccio una brevissima biografia di questi cinque personaggi per capire di cosa stiamo parlando. Brasillach è stato un giornalista, uno scrittore francese di talento, diciamo, che al momento in cui la Germania invade la Francia durante la Seconda Guerra Mondiale si schiera con i nazisti, si schiera con il regime di Vichy e diventa un collaborazionista. Lui era un giornalista e mandava avanti, era caporedattore di un giornale che pubblicava i nomi e gli indirizzi degli ebrei della zona. E quello succedeva ovviamente che il giorno dopo la Gestapo entrava in casa di queste persone, le prendeva, le metteva sui vagoni piombati e le portava in Germania. Viene ricordato nell'estrema destra come un puro, uno che muore per le proprie idee senza essere stato nient'altro che un intellettuale scomodo. Ma in realtà, ecco, tanto per dire, quando lui fa domanda di grazia dopo il processo in cui viene condannato a morte, e De Gaulle, che di certo non era un comunista, la rifiuta nettamente, insomma, perché con le sue delazioni Brasillach aveva mandato a morire un sacco di persone innocenti, sia gli ebrei, ma anche ovviamente un sacco di oppositori politici. Quindi ecco, insomma, ecco, è stato condannato per questo, non perché era un nazista, un collaborazionista. La seconda figura è quella di Pavolini, che è un fiorentino, lo conosciamo immagino più o meno tutti, è stato il ministro del Mincul Pop a tempi del fascio, quindi il ministro della cultura popolare, era il, come dire, quando quel ministro lì, quando quel Mincul Pop diventa il famoso Mincul Pop, ovvero lo strumento definitivo di propaganda e di controllo della cultura in Italia. Ed è stato anche il fondatore delle Brigate Nere, ovvero dei corpi speciali aggregati apposta per fare la guerra contro i partigiani e contro chi li aiutava, insomma. Ed è, insomma, abbastanza indicativo delle varie foto che si potevano scegliere di Pavolini, e scegliere quella in cui è in divisa da Brigate Nere. È anche colui che ha organizzato i cecchini a Firenze quando avanzava il fronte e i tedeschi si ritiravano. Insomma, è un personaggio, uno di quelli del fascismo più aggressivo e violento. Evita Perón era la moglie del presidente dell'Argentina. È morta molto giovane, era un'attrice e ha contribuito in maniera determinante alla carriera politica del marito. È morta molto giovane ed è, come dire, stata opzionata dall'estrema destra europea e italiana, forse facendo un po' una forzatura. Insomma, il peronismo, per quanto avesse alcuni tratti di vicinanza al fascismo, come il corporativismo, un certo nazionalismo, comunque non era la stessa cosa, aveva delle differenze anche sostanziali. Comunque, ecco, tanto per dire, anche l'associazione femminile di Forza Nuova è intitolata Evita Perón. Quindi è un personaggio di quell'ambiente. Il quarto è abbastanza riconoscibile, è un ufficiale dell'SS. Quello è Léon Degrelle, politico belga, che aveva fondato un piccolo partito estremista negli anni 30 in Belgio. Quando il Belgio viene invaso dalla Germania, lui si arruola nell'SS, diventa poi un ufficiale, fa la guerra come ufficiale SS, sopravvive alla guerra e ha una lunga vita. Poi si rifugia in Spagna nel dopoguerra e, personaggio controverso, con tratti anche un po' di mitomania, lui si autodefiniva, diciamo, l'ultimo nazionalsocialista vivente, ed è di fatto uno dei padri del neonazismo. Lui ha continuato a magnificare le SS e il percorso del nazionalsocialismo fino a negare l'Holocausto, naturalmente, per tutto il dopoguerra, per tutta la sua lunga vita. E infine Toro Seduto, che è qui essenzialmente a rappresentare il simbolo della resistenza armata contro di chi protegge le proprie tradizioni e la propria terra contro un invasore straniero e contro la violenza del progresso, essenzialmente, cosa che è abbastanza, come dire, un po' in contraddizione con la figura di Pavolini, che invece era uno che esaltava la guerra coloniale, che era uno che esaltava le imprese in Etiopia del fascismo. Quindi, ecco, da una parte si difende le tradizioni e il nativitismo degli indiani d'America, mentre gli altri era uno che voleva portare la civiltà contro i barbari dell'Etiopia, essenzialmente. Quindi, ecco, ce ne sono altre fotografie dei loro maestri, però io mi fermerei qui, ce ne sono altre, sono più classe. Mi fermerei un attimo però su quella scritta lì sopra, che si vede abbastanza bene. Vivere l'idea, essere l'idea, con il punto esclamativo, è
la si trova anche sulle magliette di Casa G. Ed è interessante perché è la parte finale del giuramento delle SS italiane, ovvero di quegli italiani che giuravano fedeltà personale a Hitler, perché le SS erano, come dire, non era la Wehrmacht, non era l'esercito tedesco, era proprio la milizia del Partito Nazionale Socialista, era la milizia di Hitler, quindi giuravano fedeltà personale a Hitler e si impegnavano a combattere sul territorio italiano come SS. Ecco, il vivere l'idea, essere l'idea, ecco, è abbastanza chiaro quale sia l'idea che vogliono vivere ed essere, è solo quella, non ce n'è altra, e quello è il pezzo finale del giuramento delle SS italiane. Quindi ecco, è abbastanza impressionante per una cosa del genere, questa sorta di, non so come chiamarlo, questa sorta di angolo sacro, ideale, di con forti connotazioni nazionalsocialiste, è dentro la sede di Casa G, che quindi è dentro la sede dei Fratelli d'Italia a Firenze. Un partito che si candida a essere a governare l'Italia, vedere una cosa del genere, onestamente, fa abbastanza impressione. Sì. E non è, come dire, non è solo un caso, nel senso, ci sono altri esempi, se vuoi li possiamo fare. No, mi stavo domandando, appunto, visto la particolarità di queste figure, che sono i padri, diciamo, no? La scelta anche di figure particolari, io appunto ero rimasta sorpresa che c'era Toro Seduto, ma potrei anche dire di Evita, Peron, insomma. Mi stavo domandando quanti poi le persone che frequentano questi luoghi hanno consapevolezza di chi sono questi personaggi e che ruolo hanno avuto nella storia. Perché appunto mi sembra già da vedere nelle parole che ci sono forti elementi di contraddizione, cioè appunto c'è Toro Seduto che di fatto è tra virgolette un extracomunitario, ma si erge a padre perché difende la propria identità, ma poi ci sono personaggi appunto che hanno sostenuto il fascismo, le nostre guerre in cui noi siamo andati in Etiopia e Libia, in cui si dovevano civilizzare gli altri. Ecco, mi sembra che ci siano grossi elementi di contraddizione, forse molto, come dire, queste realtà che devo dire hanno un linguaggio, un modo di attrarre poi le persone, soprattutto il mondo giovanile, forse su questo ci giocano un po' in queste contraddizioni. Oh, ma in queste contraddizioni non guarda, penso più. Allora, nonostante che tutte le formazioni più grandi dell'estrema destra italiana tentino comunque di fare, come dire, formazione interna, quindi di insegnare, di tramandare una serie di informazioni e idee ai propri iscritti, ai propri simpatizzanti, alla fine si rimane sempre abbastanza sulla superficie. Ecco. È chiaro che le contraddizioni ci sono subito, ed è chiaro che i ragazzi che indossano la maglietta con su scritto vivere l'idea, essere idea, magari non hanno un'informazione precisa da dove venga. Guarda, c'è un libro di Raimo in cui lui fa alcune interviste a giro per Roma e incontra questi ragazzi molto giovani che appartengono a varie formazioni, Casa Pound, Forza Nuova. Ragazzi molto giovani, 16 anni, ecco, per intendersi, studenti delle superiori, gli chiede: ma scusa, ma tu ti autodefinisci fascista? Ma che cosa vuol dire esattamente per te questa parola? Che cosa intendi con questo? E la risposta che danno questi ragazzi è particolarmente interessante e secondo me anche particolarmente vera. Loro dicono: per me fascismo è una moda, è la musica che ascolto, un atteggiamento generale che si ha verso la vita, i vestiti che indosso. Ed è questo. Fascismo è uno stile di vita, è una frase di Mussolini, perché fascismo è anche questo. È possibile un'adesione al fascismo inizialmente, naturalmente, solo di carattere estetico, ad esempio, solo di carattere culturale o pseudotale, con la musica, per esempio, c'è molta musica identitaria, molta musica di area, che è uno strumento molto forte di aggregazione in questi gruppi. Quindi ecco, c'è una possibile adesione anche solo superficiale. Poi, come dire, la politica arriva naturalmente, prima o poi arriva e la si fa in quei gruppi, ci sono anche, come dire, cervelli funzionanti che la politica la sanno fare dentro quei gruppi. Quindi ci sono iniziative che hanno un loro spessore politico di interesse, e anche per questo, come dire, è bene stare attenti a quello che fanno. Dopodiché, ecco, ci sono vari livelli. Non so bene, questa è una cosa che si può chiedere a loro.
Sì, infatti sono interessata anche ad avere un confronto con chi non la pensa come noi, diciamo, e noi come anelli mancanti ci siamo sempre un po' distinti in questo. Abbiamo chiesto e abbiamo anche ottenuto di fare un incontro con il segretario fiorentino di Fratelli d'Italia diversi anni fa, che volevamo chiedere come mai fosse contrario allo Ius Soli. E abbiamo sempre cercato di guardare dall'altra parte perché appunto riteniamo, come dici te, che sia utile sia attenzionare queste realtà, ma capirle perché è importante anche conoscere i loro linguaggi, perché non si può essere condannati per la propria attività di volontariato, non si può, come dire, giustificare una campagna denigratoria che è stata fatta negli ultimi anni dalle forze di destra rispetto a chi salva le vite in mare o a chi appunto cerca ogni giorno, sia in termini di volontariato, sia in termini di lavoro, di impostare una società diversa, una società accogliente, una società che possa dare opportunità a tutti, a prescindere dalla propria provenienza o dal proprio credo religioso. E per questo diciamo che è importante conoscere anche gli altri in quest'altro senso. Per esempio, la mia recentissima, diciamo, conoscenza delle forze di destra è stata a una gita a Roma. Sono andata a Roma col mio ragazzo qualche anno fa. Eravamo all'Esquilino, zona che io seguivo perché c'era un gruppo internazionale, un coro internazionale, nonché un gruppo di musica. E era sera, si voleva cercare un posto per mangiare e siamo capitati in un ristorante che non mi ricordo più il nome, ma sicuramente te Giovanni lo sai, che è praticamente del fondatore di Casa Pound, dove i camerieri hanno i tatuaggi della regia può far vedere il logo di Casa Pound della tartaruga e c'era tutta una serie di personaggi. Ah, ecco, eccolo qua, questo è il simbolo di Casa Pound. Insomma, noi eravamo veramente dei turisti capitati lì per caso e questo era un ristorante segnalato su TripAdvisor, insomma, su tutti i canali. E invece abbiamo scoperto, entrando e mangiando, purtroppo, perché non abbiamo avuto poi il coraggio di alzarci dal tavolo, dalla paura, che invece era un ristorante di uno dei fondatori di Casa Pound. Ecco, diciamo, questo per me è stata avere davanti agli occhi il mondo dell'estrema destra in Italia, cioè girare per una città e capitare, per esempio, in un locale dove tutti sono con le teste rasate e coi tatuaggi della tartaruga. E mi ha atterrito. A Firenze mi sembra che ancora non siamo a questi livelli, oppure si sta muovendo qualcosa, Giovanni? Allora, le attività commerciali di Casa Pound sono tante e varie. Casa Pound nasce all'interno del pub di proprietà di Gianluca Iannone, che poi apre la trattoria da Angelino, che nel frattempo è Sì, diventata questa. quella che ha una sede a Roma, ma poi ne ha una a Milano, ne ha una anche in Spagna e una anche in Sud America. Per dire, insomma, ecco, quindi è diventata quasi, come dire, una catena di ristoranti nel frattempo. E fanno cucina romanesca, ecco, molto semplicemente. Però è evidente che, come in tutte le attività commerciali di Casa Pound, poi chi le manda avanti fisicamente sono militanti di Casa Pound. Quindi ecco, sì, ci ritrovi loro lì a servire, a cucinare e a lavorare. E a Firenze le attività commerciali sono limitate alla libreria Il Bargello, quella in cui lavorano, insomma, no, i simpatizzanti iscritti di Casa Pound a Firenze. Non c'è attività di rilievo a parte quella di. So che c'è qualcosa che si muove, ho visto che c'è, come sapete, c'è una casa editrice di Casa Pound, ovvero Altaforte, e so che, insomma, ho visto sui social che forse ci sarà una specie di joint venture fra il Bargello qui a Firenze e Altaforte. Non so cosa vogliono fare, forse fanno un punto vendita di Altaforte dentro il Bargello. Dato il Bargello è, come sapete, il vecchio palazzo della milizia fiorentina di Firenze, ma in realtà era anche la rivista fascista di Pavolini, si chiamava Il Bargello, a quello che si rifanno. Questo è più o meno l'attività commerciale, qui a Firenze è abbastanza limitata, non c'è tradizione.
Invece parliamo un po' di social, che mi sembra che sia il campo e l'ambito in cui i movimenti di estrema destra si sanno ben muovere. Cosa ci puoi dire rispetto a questo? Cioè, che tipo di attività o che tipo di linguaggio e comunicazione stanno attuando, insomma, sui social queste realtà di estrema destra fiorentini? Guarda, sono abbastanza in linea con ciò che succede a livello nazionale. Ora, qualche anno fa la nostra prima ricerca, che è del inizio del 2015, ma viene pubblicata nel 2016, è essenzialmente una grossa mappatura della presenza dell'estrema destra italiana su Facebook. L'interesse era capire quanti sono, cosa fanno, e essenzialmente come si relazionano fra di loro. E allora trovammo circa 4.000-5.000 pagine pubbliche Facebook dell'estrema destra italiana, del neofascismo italiano. E fu, come dire, fu un momento in cui ebbe molta rilevanza, molto rilievo questa ricerca. Nel frattempo sono cambiate molte cose. Ad esempio Facebook si è mossa per escludere dalla propria piattaforma varie formazioni di estrema destra. Per esempio ha espulso del tutto Forza Nuova e vari altri gruppi minori, ad esempio Generazione Identitaria e altri. Ci ha provato anche con Casa Pound. Casa Pound però ha fatto ricorso e l'ha vinto. E quindi è stata riammessa su Facebook. Facebook ha fatto ricorso di nuovo, ma l'ha perso, e quindi a questo punto Casa Pound è definitivamente abita tranquillamente il Facebook italiano. Anche se rispetto agli anni passati lavora molto meno, mi pare. Ecco, hanno raggiunto quasi 1.000 pagine pubbliche attive Casa Pound. Non sto parlando di profili personali, sto proprio parlando di pagine pubbliche. E sono abbastanza attivi, anche se però adesso ultimamente Casa Pound si è spostata addirittura sul cartaceo, in un momento in cui i giornali, le riviste hanno difficoltà a stare sul fisico e si buttano molto sull'online. Qualche anno fa Casa Pound ha visto bene di spostare quello che era un proprio blog, cioè il primato nazionale, sul cartaceo. Adesso è un mensile, si trova in edicola. E sempre per il cartaceo si buttano, cioè la casa editrice di Casa Pound, ve l'ho appena citata, è Altaforte, ma per esempio anche Casa G lavora molto sul cartaceo e ha una sua casa editrice, si chiama Passaggio al Bosco, e ha già pubblicato una settantina di libri. Quindi, insomma, ecco, le attività sono buone dal punto di vista qualitativo, perché usano la strategia migliore, che è quella di intercalare l'attività social all'attività fisica. E che attività, diciamo, che cosa fanno questi gruppi di destra? E qui torniamo un po' a qualcosa che abbiamo detto prima. Beh, sono realtà presenti sul territorio, sono essenzialmente frequentati da giovani di sesso maschile, abbiamo detto. Appunto, io avevo ricordo, rimembranza, più un mondo universitario, se li dovessi collocare, più giovani universitari, però abbiamo detto che appunto sono anche cresciuti anche loro. E che cosa fanno? Perché in un altro momento della mia vita mi sono trovata in contrasto con loro, perché abbiamo trovato dei banchini delle loro realtà di destra in attività che fino a qualche anno fa, insomma, erano molto etichettati come attività di solidarietà e di altruismo per gli altri. Ecco, eventualmente qui ci puoi dire qualcosa, Giovanni? Sì, guarda, nelle varie attività, come dire, che vengono chiamate metapolitiche, ovvero che non sono direttamente politiche, ma ci arrivano, insomma, sono più sociali e culturali, di cui, diciamo, la punta di diamante in Italia è sicuramente Casa Pound, che negli anni ha sviluppato una rete davvero fine di attività a tutto campo. Si va dagli scout, l'escursionismo, ma c'è chiaramente la solidarietà, c'è lo sport, c'è la musica, c'è davvero qualsiasi ambito culturale, sociale possiate immaginare. Sicuramente Casa Pound ha un'associazione che fa quello, ecco, da paradotismo, il motociclismo, quello che vi pare, insomma. No, e qui a Firenze le attività sono, però in realtà, sempre state abbastanza limitate, insomma. Si sono visti più di una volta raccogliere pacchi alimentari fuori dai supermercati. È stato visto per esempio anche a Sesto Fiorentino qualche anno fa, c'era Lealtà Azione che lo faceva. Lealtà Azione, tra l'altro, si muove molto sui diritti degli animali. Hanno un loro membro ha una specie di casa in campagna, la zona in Pruneta, dove hanno attività, hanno anche improvvisato una mostra canina e delle attività a carattere cinofilo. Se no, ci sono le classiche attività di aiuto agli italiani, ai soli italiani, naturalmente agli italiani, come dire,
non gli italiani con la pelle troppo scura, diciamo gli italiani etnici, gli italiani come me e te, che siamo chiari chiari, ecco. E, beh, è vero, nel senso, succede, tra l'altro è un'iniziativa che, soprattutto quella alimentare, di aiuto alle persone più in difficoltà, viene ereditata da Alba Dorata in Grecia. Ecco. Sono attività che sono note un po' in tutta Italia e tutta Europa. E qui a Firenze sono, ecco, distinte essenzialmente per questo. Casa Pan prova anche a offrire alcuni servizi tipici dei sindacati. Ad esempio, i servizi collaterali che fanno, ad esempio, quelli di carattere fiscale o per il pagare le tasse, ci provano, non hanno molto successo, onestamente. Quanto mi risulta, quasi nessuno, se non quelli della loro cerchia, utilizzano questi servizi. In altre zone d'Italia magari va meglio, ma qui non molto. Le altre attività grosse sono quelle verso studentesche. Casa Pound è molto limitata, mentre Casa G ha un'attività nota da anni, lavora con la sigla Azione Studentesca, che ha contribuito a fondare alcuni anni fa, ed è molto presente nelle scuole. Forse ricordiamo tutti quello che è successo nel primo autunno dell'anno scorso, quando Casa Pound è entrato con un gruppo di militanti in una scuola fiorentina, pur non potendo entrarci perché non era studente di quella scuola, e correndo nei corridoi lanciando i volantini a destra e a manca, invece di volontariare fuori, come invece potrebbero fare legalmente. Ne è uscito fuori un processo in cui i due maggiorenni di quel gruppo sono poi, insomma, finiti agli arresti domiciliari per un bel po'. Ah. Comunque, vorrei tornare prima al discorso che dicevamo dei servizi che offrono questi gruppi. Allora, tipo la raccolta alimentare, infatti, è stato proprio una delle attività su cui anch'io con la mia associazione poi mi sono trovata un po' a scontrarmi con loro. E questo slogan, prima gli italiani, che non usano solo loro, ma diciamo che è un po' lo slogan che distingue il centrodestra in questo momento italiano, sei d'accordo, no Giovanni? È uno slogan che, come dire, fa breccia, diciamo, tra i nostri connazionali e che viene usato molto a livello politico, no? Che li anche aggrega, insomma, mi sembra di vedere. Lo slogan è uno slogan usato da Casa Pound per la prima volta in Italia nel 2014. L'hanno messo proprio nel simbolo elettorale in cui sono presentate le amministrative nel 2015. E poi era un'alleanza elettorale con la Lega, e poi questo slogan, prima gli italiani, venne in certo senso scippato dalla Lega e utilizzato con maggior successo per le successive elezioni nazionali, quello del 2018. Allora, se naturalmente uno slogan in cui io mi sento un po' in difficoltà, in imbarazzo, però volendo capire perché questo prima degli italiani è uno slogan importante, mi viene detto che naturalmente l'Italia è un paese con tante difficoltà, con tante cose che non funzionano e che questa politica, questo Stato, molto spesso non ha occhio su chi sta realmente male, cioè su io italiano che pago le tasse, sono qui, lavoro e non mi sento, come dire, sostenuto dal mio Stato. E quindi bene che ci siano delle forze che appunto danno un aiuto, cioè che fanno questa, come dire, questa che evidenziano questo elemento, ecco. Guarda, su questo però cosa si trasmette? Cioè, ecco, quello che voglio dire io, cosa poi viene trasmesso oltre? Perché si può tutti capire che bisogna pensare ai propri connazionali. Prima io, guarda, che faccio volontariato da 23 anni, capisco le persone possono essere in difficoltà, ma ci puoi aiutare e spiegarci meglio cosa nasconde questo slogan prima agli italiani? Guarda, lo si può guardare da più punti di vista. Intanto, quello che viene detto è: in un momento di difficoltà economica per tutti, e chiaramente non ci avanza molto e non possiamo essere generosi come sempre, quindi dobbiamo un po' aiutare i nostri. Ecco, la questione è che questa è una valutazione che parte da un dato falso. È vero, è una questione che c'è un momento di difficoltà, insomma, gli ultimi anni, insomma, sono noti a tutti, ma le risorse ci sono mal distribuite. Dire prima agli italiani, di fatto, è un modo nascosto per dire che le risorse le lasciamo distribuite così.
Se si distribuissero meglio le risorse, forse ce ne sarebbe per tutti e ne avanzerebbero. Quindi già, ecco, dire che gli italiani è ha dietro un pensiero di carattere conservatore per lo stato sociale che c'è adesso. Lo si lascia così, i poveri vogliono stare poveri, i ricchi, i pochi, che sono tra l'altro anche arricchiti in questi ultimi anni, non vanno tassati neanche di un'unghia, perché ogni volta viene detto si tassa magari davvero di un'unghia, dell'1%, solamente una percentuale, quella fascia ricchissima, subito no. Forse ecco, il primo italiano in questo caso serve a questo, a lasciare ferma questa situazione. D'altra parte si insiste a utilizzare una differenziazione fra italiani e non italiani quando si parla di argomenti che non hanno niente a che vedere con la nazionalità. Insomma, è chiaro che quando si parla di tasse oppure di servizi erogati si può dire italiani, non italiani, europei, non europei, ma quando si parla di mangiare e bere, non è una questione di essere italiani, si parla di essere persone che vivono. Utilizzare la discriminante nazionale al posto della discriminante umana, ecco, questo è un atto grave dal punto di vista politico e anche umano. Sono d'accordo con te. E volevo anche dirti un'altra cosa, appunto, su questa cosa del prima degli italiani. Avevamo fatto un discorso, insomma, il discorso era molto interessante, però direi che il sottomessaggio che poi viene percepito, appunto, come dici te, è la distinzione, no, tra chi sta bene e chi sta male, si perde il valore della dignità umana, dell'essere umano, quindi in questo caso. Mi viene anche detto, però, che molti che, insomma, guardano a questo mondo si sentono anche un po' scontenti del fatto che non percepiscono l'orgoglio di sentirsi italiano, no? Questo orgoglio della patria, il valore della patria, il valore del luogo dove si nasce, il valore della storia che si ha, ed essere troppo aperti, essere troppo accoglienti, come posso essere io, o la visione di mondo che ho io. Io sono per una società internazionale, sono per un paese, appunto, dove è più bello se ci sono più diversità, insomma, questo è il mio punto di vista, no? E mi viene appunto più volte detto da persone che guardano al mondo di destra che invece dovrei essere più attenta ai valori del mio paese, ad avere questo orgoglio di essere italiani, e che anche qui ci si guarda a destra perché lo Stato non dà il giusto peso a questo valore, il valore patriottico. Su questo, secondo te, Quanto è veicolato alle giovani generazioni, insomma, a questi giovani che stanno frequentando questi centri, anche questo valore? Ma guarda, l'idea di patria è una cosa talmente volatile anche all'interno di questi gruppi. Vi ho fatto vedere prima i 5 maestri di vita di Casaggi. Brasiac è un francese che, appena è stato invaso dalla Francia, si è subito alleato con gli invasori. È un patriota? Leon de Grel ha fatto esattamente la medesima cosa, era un belga, è stato invaso dalla Germania e si è subito arruolato nell'SS. Che idea di patriottismo c'è qui dietro? Ecco, come dire, è un'idea, è un'opinione politica, patriottismo, non è un valore fisso. Quindi orgoglio per la propria città, per la propria storia, per la propria cultura, perché no? Nel senso mio sono cose negative, nel senso, anch'io mangio molto volentieri il cibo fiorentino, lo cucino di continuo e mi riconosco e lo faccio volentieri anche il ricordo di chi me l'ha insegnato, dei miei nonni. Sono le cose, la lingua che piano piano si trasforma e che invece è anche bello ricordare nelle sue sfumature più antiche. Non sono cose di destra o di sinistra e non sono cose incompatibili nell'accoglienza, nella curiosità verso gli altri. Si può essere dei fiorentini di ferro e girare il mondo e innamorarsi di qualunque cosa si trova a giro. Non è incompatibile. È una chiusura, quella si dice solo noi. Noi sì, ma perché non gli altri? Nel senso, incontriamoci. Guardate che la prima comunità stabile africana in Italia, di immigrati africani in Italia, l'hanno fatto i fascisti, perché hanno preso gli etiopi e li hanno portati in Italia. Chiaramente era una cosa che ha la sua storia, già nell'Ottocento era successo con i tentativi falliti allora di guerre coloniali, ma l'incontro è inevitabile, la chiusura non c'è mai stata, non l'ha mai fatta nemmeno il fascismo, la chiusura totale. Quindi non so a cosa si vogliono riferire, sono nostalgici di qualcosa che non è mai esistito essenzialmente. E quindi secondo te cosa vanno a pescare in questo passato del fascismo? Cioè onore, patria, cosa richiamano questi gruppi di adesso?
Cioè, quali, perché diciamo una chiusura netta, una presa di distanza dal fascismo come epoca storica, dittatura di 22 anni, attuata da Mussolini, le scelte della seconda guerra mondiale, così, a quanto ho capito, non l'hanno mai fatta. Beh, no. Se vedi, insomma, ecco, un continuo, ad esempio, Casaggio ogni anno va due volte l'anno, sia il 25 aprile che l'11 agosto, che sono due date importanti, no? Sono il 25 aprile la data della liberazione, l'11 agosto è la data in cui parte l'insurrezione di Firenze contro l'occupazione dei nazisti. Loro vanno invece che celebrare il momento in cui si parte con la democrazia in Italia, insomma, è il momento in cui la democrazia inizia a vincere contro la dittatura. Loro vanno a celebrare i caduti della Repubblica Sociale a Trespiano. Ora, è chiaro che il rispetto per i morti vale per tutti i morti, senza nessuna distinzione, ma quelli non vengono, le persone vengono non celebrate in quanto singola persona, ma in quanto militi della Repubblica Sociale. Cioè, lì, quello è un atto politico in cui si va a celebrare la Repubblica Sociale in se stessa, cioè lo Stato fantoccio che portava avanti le idee del fascismo in maniera a quel punto disperata, insomma. È un modo per distanziarsi dalla democrazia, da quei valori che invece stanno scritti in Costituzione. La Costituzione è scritta, come dire, se prendi gli articoli della Costituzione, anche i primi 12, quelli della parte, insomma, dei principi di base, e li leggi all'incontrario, l'Italia non è una repubblica, non è una democrazia, se li scrivi all'incontrario, è una descrizione precisa di ciò che era il fascismo prima. Le persone sono... Nel senso, e quindi c'è, ecco, stanno un po' a metà. Chiaramente dal punto di vista funzionale e strumentale sono dentro la democrazia perché si presentano alle elezioni, entrano nelle istituzioni. Abbiamo dei rappresentanti regioni, comunque stanno nel gioco della democrazia perché riconoscono le elezioni, il valore. Però, come dire, tu mi confermi che non hanno fatto questa chiusura netta rispetto a quel passato. E magari ma no, hanno... C'è un continuo richiamarsi a quei valori, anche magari anche solo da un punto di vista estetico. Adesso Casaggi spesso manda su Facebook delle immagini commemorative della marcia su Roma. La marcia su Roma non è una cosa particolarmente valoriale, è il momento del primo successo politica di Mussolini e quando diventa davvero il centro della politica italiana. Cosa c'è da celebrare in una democrazia moderna? Assolutamente niente. Perché Casaggi per richiamare i propri simpatizzanti e militanti dopo le vacanze mette una foto di un tamburino della gioventù italiana? Cosa c'è di democratico in questo? Ma cosa si rifanno? Quindi ecco, il problema è anche, secondo me, che in realtà sussistono non solo, da una parte c'è la parte, le regole del gioco sono quelle, ovvero quello della democrazia, quindi se vogliono giocare le regole sono quelle, ma portarsi avanti, portarsi dietro, diciamo, quelle idee lì, quelle dei pilastri dell'ideale del nazionalsocialismo e del fascismo, ecco, non so, è compatibile, no, con le regole del gioco? C'è una contraddizione? Ecco, secondo me è in totale contraddizione. E soprattutto per, sai, finché si parla di piccoli raggruppamenti che stanno ai margini della politica nazionale, io credo che una democrazia si possa anche sopportare e lasciarli stare, insomma, essenzialmente. Certo. Io credo nella repressione a tutti i costi, francamente, non credo sia utile a nessuno. E finché non c'è un pericolo reale per la democrazia, non c'è un inizio di pericolo, ecco, io credo sia vada bene così, si possono lasciare stare. Chiaramente, quando portano messaggi, quando iniziano a diventare influenti, Casapound, che si inventa uno slogan come primi italiani e che poi invece migra e diventa patrimonio di partiti che invece sono molto grandi, che in Parlamento ci vanno, contano, fanno i governi, ecco, quello è già una questione a cui bisogna stare molto più attenti, è già diverso. E di nuovo, se i rappresentanti nei quartieri, in comune, in regione, hanno come basi ideali quelli del nazismo storico, ecco, io credo sia un problema serio. Se lo slogan sangue e suolo, che è il pilastro ideale del nazismo storico, ovvero la purezza del sangue da una parte, il suolo necessario a un popolo, e quindi e la coincidenza verticale fra suolo e sangue puro, la purezza del sangue naturalmente, questo è uno striscione, lo vedo da adesso, è uno striscione che portava a Casapound a Roma in una festazione nazionale del centrodestra.
Quindi ecco, sangue e suolo significa questo, sono i pilastri del nazionalsocialismo e non è una citazione a caso, loro la ritrovano, ci sono dei libri, insomma è un continuo vedere questo sangue e suolo. Casa Pound l'ha citato per indire una manifestazione un mese fa, quindi ecco, insomma ecco, io sono abbastanza preoccupato di questa loro bivalenza. Da una parte nel gioco democratico con le regole della democrazia e dall'altro le idee che invece sono in totale contrasto, sono in antitesi con la democrazia. Sì, direi che è molto preoccupante il fatto che queste realtà, come dicevi te all'inizio, se noi vogliamo essere realisti, abbiamo un partito Fratelli d'Italia che lo stanno dando al 20%, quindi insomma è preoccupante, come dire, che tutte queste contraddizioni che sta vivendo quest'altra parte, cioè la destra, poi vadano a finire in un gradimento dei nostri connazionali che pone poi il partito, diciamo, più rappresentativo al 20%. Quindi la domanda è, secondo te, Giovanni, ci sarà una trasformazione di Fratelli d'Italia perché vorrà diventare partito di governo e quindi in qualche modo dalle tue ricerche, dal tuo osservatorio, ritieni che ci sia una destra, tra virgolette, si sta pulendo, cioè che sta facendo un'evoluzione, oppure assisteremo appunto a una destra sempre abbastanza ambigua come quella che hai raccontato fino adesso e quindi, come dire, dovremo sempre attenzionare, stare molto attenti a questi movimenti e a questi valori, insomma questi slogan, non voglio nemmeno chiamarli valori perché dare valore è dare troppa importanza, diciamo a questi slogan comunicativi che poi creano appunto divisione e contrasto, insomma. Te come vedi ora questa evoluzione di Fratelli d'Italia? Guarda, parto da dove ho cominciato. Come mai Casa Pound ha aperto una sede a Firenze che non si chiama Casa Pound? Che obiettivo è quello? E perché in contemporanea a Roma è successa la stessa cosa? Viene aperta un'associazione da Casa Pound che si chiama Volontà Romana. Ecco, sia a Firenze che a Roma, è successo in contemporanea, si parla di ottobre 2020, la prima iniziativa politica che fanno queste due associazioni, quindi Firenze Identitaria a Firenze e Volontà Romana a Roma, è un'iniziativa insieme a Fratelli d'Italia. A Roma invitano addirittura un responsabile nazionale di Fratelli d'Italia, più vari responsabili locali, e qui a Firenze la prima iniziativa politica che fa Firenze Identitaria è un incontro dentro Palazzo Vecchio con Alessandro Draghi di Fratelli d'Italia, ma anche di Casa G. Fanno un'iniziativa politica, se ricordate, all'epoca c'erano questi pescatori prigionieri italiani, prigionieri in Libia, perché si dice avessero sconfinato nelle acque territoriali, e fanno un'iniziativa del genere. Ecco, però vedere Casa Pound entrare dentro Palazzo Vecchio, stare sul terrazzo di Palazzo Vecchio insieme a un rappresentante come Draghi di Fratelli d'Italia, dà un'indicazione, soprattutto se questo avviene in contemporanea anche a Roma. Mi sembra che ci abbiamo un'immagine rispetto a questo, forse ora se la regia la cerca, almeno ce le fa ricordare qual è stato l'evento, insomma. E quindi, sì, ecco, quindi hanno fatto queste iniziative. Ecco, questa è l'iniziativa, ci sono Di Giulio di Casa Pound e Firenze Identitaria e Draghi che fanno questa iniziativa, come vedi, sul terrazzino che dà su Piazza della Signoria. Ecco, in contemporanea a Roma succede una cosa molto simile. Questo è evidentemente una mossa di Casa Pound per avvicinarsi a Fratelli d'Italia. C'è un tentativo quindi di avvicinarsi, anzi di creare strutture politiche apposta per entrare dentro Fratelli d'Italia. L'obiettivo chiaramente sono le elezioni. A Roma sono molto vicine, sono quest'anno, a Firenze saranno più in là fra un paio di anni, ma comunque insomma sono relativamente vicine e quindi iniziano a lavorare in questo senso. La domanda è, ma Fratelli d'Italia che ne pensa di queste cose? Ecco, da quanto mi risulta, perché ecco, che Casa Pound faccia la corte a Fratelli d'Italia è abbastanza naturale, no? È il piccolo che cerca di entrare nel partito grande, che anzi che rischia di finire al governo la prossima volta, quindi è chiaro che c'è una fascinazione utilitaristica. Ma Fratelli d'Italia che ne pensa? Perché alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia prestano il fianco a questa cosa? Perché in realtà, contemporaneamente, questa cosa è fallita. Questa azione di Firenze Identitaria a Firenze, questa azione di Volontà Romana a Roma è essenzialmente fallita. Tra l'altro a Roma avevano realizzato un'iniziativa online con un video, è messo online, è stato tolto il video con questi rappresentanti di Fratelli d'Italia, perché probabilmente ai piani alti di Fratelli d'Italia questa cosa non piace per niente. Insomma,
elettoralmente Casa Pound non serve a niente, perché davvero hanno preso lo 0, quindi un partito che va sul 20% non ci fa bella figura a vendersi per un qualcosa elettoralmente così piccolo, non gli serve. Già quelli di Casa Pound già li votano, quindi non hanno nessun bisogno di fare un accordo politico, anzi, ci perdono. Quindi perché a livello locale invece continua a succedere queste cose? Ad esempio a Aosta, a Viterbo, in vari posti d'Italia, vari membri di Casa Pound, che magari eletti con Casa Pound, lasciano Casa Pound e diventano e passano di gruppo, diventano di Fratelli d'Italia. Quindi ecco, succede, c'è questa cosa a livello locale. Questo è in realtà, secondo me, leggibile nelle lotte interne a Fratelli d'Italia, di varie anime ci sono, quando ci sono le elezioni. Elezioni, chiaramente, ti candidi, poi ci sono le preferenze. E chi è che raccoglie le preferenze? Chi batte il territorio? E quei ragazzi di Casa Pound, quei ragazzi di Casa G, che ci stanno sul territorio, che volantinano di fronte alle scuole una volta alla settimana, che fanno attività militante, ecco, quelli fanno comodo. Quindi c'è un uso di Casa Pound per Fratelli d'Italia, per alcuni Fratelli d'Italia. Devono ovviamente, come dire, decidere. Perché si può, come dire, dire no perché questi sono impresentabili e noi invece vogliamo andare al governo, eppure servono sul territorio, quindi forse devono decidersi che cosa sono. Sono pienamente democratici, queste cose vengono rifiutate, oppure no, oppure quando fanno modo si prendono. E su questo, diciamo, il rappresentante di Fratelli d'Italia, penso al suo segretario, la Meloni, non mi sembra sia stata chiara. O ha già preso posizione su questo? No, in realtà su questo Meloni ha detto in più di un'occasione, devo dire, l'ultima volta mi pare l'anno scorso, dicendo chiaramente noi con Casa Pound e Forza Nuova non c'entriamo niente, sono distanti da noi, noi siamo distanti da loro. Quindi in realtà la Meloni e vari altri dirigenti di alto livello di Fratelli d'Italia l'hanno detto chiaramente, però poi sui territori succede tutt'altro, insomma abbiamo visto adesso il tipo di idee viene propagandate dentro Casa G, ecco sono, mi sembra in contrasto, mi sembra in forte contrasto. Quindi diciamo che dovremo attenzionare e monitorare un po' la realtà nazionale per capire dove sta andando Fratelli d'Italia, questo è una cosa da tenere sicuramente molto sott'occhio. Mentre sul nostro territorio a questo punto, dopo che abbiamo elencato un po' i servizi che fanno, dopo che abbiamo detto un po' che sono molto presenti sui social, che raccolgono questa popolazione giovanile, ecco, cosa da qui a 5 anni, te, se ti dovessi chiedere, Giovanni Valdini, da oggi a tra 5 anni, cosa sarà questo movimento di destra a Firenze? Come te lo immagini? In crescita, stazionario, insomma, che avrà una rappresentanza, diciamo anche fisica, più evidente? Insomma, che prospettive vedi? Ecco, dici qualcosa. Allora, guarda, nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, che forse non a caso coincide con gli anni del virus, negli ultimi mesi del virus, l'estrema destra in Italia almeno è in forte difficoltà. Dopo la grande ubriacatura prima delle elezioni del 2018, in cui sembrava fossero ovunque, che fossero in grado di arrivare in Parlamento, hanno subito una serie di docce fredde che hanno in realtà ridimensionato molto. Certo, sono stati ridimensionati anche perché chi doveva votare per loro ha votato in realtà Lega o Fratelli d'Italia, quindi non è che manchi un'attenzione verso quei temi, non è che manchino persone che simpatizzano verso quei temi. Magari hanno subito il voto utile, nel senso, le stesse cose le dice Salvini, magari è meno affidabile, è meno puro e duro, però lui al governo ci va. Invece questi Casa Pound, sì, saranno duri e puri, ma tanto dove vuoi che vadano, tutt'al più prendano un consigliere quella. Quindi c'è stato un accoraggiamento di utilitarismo politico e questo non hanno mai sfondato. Certo, non si può dire la stessa cosa di Casa G. Casa G nelle istituzioni c'è. Anzi, lo ripeto, loro dicono noi egemonizziamo Fratelli d'Italia da questo punto di vista. Ed è vero, nel senso, sono quasi tutti di loro gli rappresentanti istituzionali di Fratelli d'Italia. Quindi a Firenze la situazione è un po' diversa rispetto a quella nazionale. Mi sembra che in realtà godano di buona salute se ci riferiamo a Fratelli d'Italia e quindi Casa G. Per quanto riguarda Casa Pound, ecco, di nuovo sono in difficoltà, credo, perché a questo assalto, tentativo di vicinanza a
a Fratelli d'Italia sembra essere fallito essenzialmente, perché probabilmente c'è stato un ordine dall'alto in Fratelli d'Italia che ha detto di tenere le distanze, perché politicamente non conviene. Ecco, poi dopodiché i temi, quando si vadano a leggere le cose, dice Casa Pound a Firenze, sono più o meno le stesse, dice Casa G, ecco, dal punto di vista dei temi sono le stesse cose. C'è, sono, ecco, sono abbastanza confondibili da questo punto di vista. Quindi non posso prevedere il futuro, però mi sembra che Casa G sia ben radicata nel territorio ormai da diverso tempo e non vedo perché dovrebbe andare a calare in maniera significativa, mentre Casa Pound continua a essere in difficoltà. Ecco, e ora ci avviamo verso la conclusione, vediamo un po' per così se ci sono delle domande, aspetta il controllo. Allora, invece, appunto, per chiudere un po' la discussione, quali sono gli antitoli che abbiamo allora, diciamo, per, come dire, non prestarci al gioco, non per tentare di ridurre questi mondi, ecco. Io avverto una loro capacità e bravura, ribadisco, nel comunicare, nel saper comunicare, cosa che secondo me il mondo del centro-sinistra, della sinistra, insomma, certi mondi hanno perso, non sanno parlare alle persone, non toccano nel cuore e nella pancia, direi, cosa che invece forse queste qua riescono a fare. E quali possono essere gli antidoti che possiamo mettere in campo per cercare, come dire, di, non ti dico di opporci, cioè comunque di relegare queste realtà a ruoli, come si diceva all'inizio, marginali, che possono anche esserci in una democrazia, ma che non poi scoppino come grosso fenomeno e possano poi essere autori e protagonisti nella vita democratica? Beh, diciamo che io credo che ci sia un limite che non può essere passato. Il limite è quando si attaccano le istituzioni. Il limite è quando certe cose entrano dentro le istituzioni. Se l'idea, quella di vivere l'idea, essere l'idea, ovvero il nazionalsocialismo, entra dentro le istituzioni, quello è un problema, non si può più far finta, non si può dire non gli diamo importanza, se no gli diamo dei riflettori che non si meritano. Io sono d'accordo che spesso si possa usare questo atteggiamento, lasciamole perdere, perché comunque non raggiungono nessun altro che i loro simpatizzanti. Ma ecco, quando queste cose entrano dentro le istituzioni, ecco, forse bisogna stare più attenti. Perché, ecco, non è una destra normale. Fratelli d'Italia può essere, come detto, molto variegata, la Lega può essere molto variegata, sono partiti grandi, è ovvio che siano partiti molto variegati. Però, ecco, se all'interno hanno personaggi del genere, forse è bene, quando li si ascolta, perché se sono eletti li si ascolta, sapere che comunque dietro c'è tutto questo. Cioè, questa cosa è il loro racconto dei loro stessi. Non è che io sono andato a curiosare di nascosto di notte nelle loro sedi o ascolto le loro conversazioni. Io guardo delle pagine pubbliche sui social network, leggo i loro blog, guardo i loro volantini. Quello è il loro racconto di se stessi. Quindi, ecco, io credo che questo sia il limite. Quando sono in gioco le istituzioni, bisogna stare molto più attenti e bisogna, secondo me, affrontare il problema. Dire non puntiamo i riflettori addosso, ecco, secondo me è sbagliato. Va bene finché sono marginali, quando sono dentro istituzioni è un altro discorso. Bisogna affrontarlo, è una sfida politica a cui bisogna avere qualcosa da rispondere, perché sono le questioni che portano avanti, magari si agganciano a questioni reali, le difficoltà delle persone che vivono tutti i giorni sono questioni reali, nel senso, non è che... Ma certo. Come li si affrontano? Davvero il nazionalsocialismo è una scuola per affrontare queste cose? Io credo vada portato in piazza e affrontata questa cosa. Chissà se ne abbiamo persone capaci di affrontarlo o proposte e soluzioni da mettere sul piatto, perché a questo punto viene quasi automatico pensare se ci fosse, diciamo, una proposta politica più articolata, più attenta, più vicina, come stavo dicendo, al cuore, alla pancia della gente, forse queste realtà di fatto, insomma, sarebbero diverse, avrebbero un peso diverso, no? Forse tra la gente. Sì, è chiaro. Io non stavo parlando, io sto parlando in termini molto generali, perché è chiaro che ci deve essere una reazione che parte sia dalle istituzioni, ma che non può mancare una reazione sociale, dell'associazionismo, delle varie realtà che si muovono nella città, insomma, le singole persone. Ci si deve indignare contro certe cose, i singoli, dei gruppi devono indignarsi, non è proprio una questione né di istituzione né di partiti, proprio
proprio il corpo, la carne della società deve indignarsi verso queste cose, perché lo sappiamo dove vanno a finire. Si sa dove vanno a finire. Quindi ecco, ci deve essere una risposta popolare, sociale e anche istituzionale. Le istituzioni devono, sono obbligate a fare il proprio mestiere. Devono ricordarsi perché sono legittimate. E non sono legittimate da quella roba lì, sono legittimate da chi ha combattuto quelle cose. Quindi ecco, sono tanti livelli che devono essere attivi in città. E ti sembra che la città ancora, cioè, sia attenta o sia in una posizione dormiente rispetto a queste cose? Io vedo disattenzione e sottovalutazione da parte delle istituzioni. Purtroppo devo dire che è così, anche per aver avuto dei confronti diretti, credo che ancora non si sia ben capito qual è il pericolo e fin dove davvero sia reale. Perché quando poi è grande è più difficile combatterlo, nel senso è adesso che bisogna iniziare a muoversi. Certo. Contemporaneamente in realtà io vedo che nella società fiorentina qualcosa in realtà invece si sta muovendo. Magari prima è stato affrontato ognuno un po' per conto suo, adesso invece, come sai bene Salvini, adesso c'è questa rete democratica che con l'associazione Anelli Mancanti, l'AMPI, ma dentro c'è davvero tanti soggetti, l'ARCI, la CGL, davvero non si contano fortunatamente, ci stiamo muovendo per avere una voce unitaria su questi ed altri temi. Assolutamente, penso anch'io che l'unica risposta può essere stare tutti uniti. Purtroppo Firenze da una parte l'esempio di una realtà molto vivace, in 23 anni faccio volontariato, devo dire che l'impegno civico dei cittadini, l'associazionismo, il valore dell'altruismo, il mettersi a disposizione per gli altri in questa città sono valori molto presenti, abbiamo veramente tante realtà e tanta gente che si dà da fare, però forse come dici te ognuno va un po' da solo e quindi in questo settore nella difesa dei nostri valori democratici, nella difesa di valori positivi si deve essere tutti uniti e fare la battaglia tutti insieme, perché nel momento in cui rappresentanti di questi mondi aggrediscono tra virgolette, no, con i loro slogan, con i loro le loro priorità politiche e creano delle discriminanti, prima gli italiani, non i gay, la legge dell'aborto, di qua di là, stanno danneggiando tutti e quindi questa è una lotta da fare tutti insieme, sicuramente. Bene, Giovanni, io direi abbiamo ben oltrepassato l'oretta che ci eravamo dati così come possibilità di confronto su questi temi. Ti lascerei la conclusione, se appunto in due parole vuoi concludere o dirci dove trovare la pubblicazione o darci appunto degli spunti di studio per continuare un po' a conoscere meglio questa realtà. Ti faccio una premessa che noi come Anelli Mancanti speriamo tra settembre e ottobre di fare un altro dibattito live, online, parlando di Alba Dorata, perché tra i nostri volontari abbiamo dei volontari greci e ci sembrava indispensabile, utile, necessario avere anche una conoscenza, un confronto su quello che sta succedendo in Grecia. Tra l'altro nella discussione di oggi abbiamo nominato questa forza, quindi se non sbaglio, deduco che ci siano dei contatti tra il mondo di destra italiano con Alba Dorata greca, quindi faremo anche questo dibattito e niente, quindi vorremmo continuare a dare possibilità alle persone di poter informarsi, perché pensiamo che il primo passo per una consapevolezza piena sia l'informazione e eventualmente poi fare una scelta, impegnarsi in un impegno quotidiano per tutelare la nostra Costituzione e le nostre istituzioni democratiche. Ecco, comunque Giovanni, lascerei a te la conclusione, grazie. Guarda, io in realtà ti ringrazio, ti saluto, dico semplicemente che le cose come AMPI Nazionale facciamo su questo tema, sull'estrema destra, vengono tutte pubblicate e sono liberamente consultabili online sul sito della rivista dell'AMPI, che è patriaindipendente.it. Si cerca lì sopra Galassia Nera e trovate tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Sono approfondimenti, alcuni già molto noti, che sono finiti anche su tutti i giornali, anche all'estero, e altre invece cose ancora un po' da scoprire. Vi invito alla partecipazione, perché non c'è solo la ricerca, e può essere un po' la mia parte, ma c'è anche l'essere vivi in città contro
certi rigurgiti che forse non ci fanno alcun bene. Perfetto, e con questo invito, che mi sembra che il migliore invito che si possa fare, noi chiudiamo questa diretta, ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito, quelle che ci seguiranno perché magari ci troveranno sparsi nei social, e tutti coloro appunto che su questo tema magari hanno prestato un po' attenzione. Vi ringraziamo e speriamo di rivederci presto. Grazie Giovanni e viva la democrazia. Arrivederci.